Salve a tutti, belle uomini e belle donne! Sono strategico. No, mi viene troppo da ridere. C'era uno che mi ha detto: dato che la voce uguale a strategico Call of Duty, che poi non so, a me non pare io abbia la voce uguale a strategico Call of Duty. Mi hanno detto: inizia con la sua, diciamo, intro. E sta a voi verificare se è tanto simile, non so, a me non sembra, cioè non mi pare che io abbia la voce uguale a strategico. Però il bello è che alcuni dicono Italia loser, vabbè, altri dicono strategico, non lo so. Non so veramente che cosa. La mia voce sembra né uguale a quella di strategico né uguale a quella di Italia loser. Comunque, ciao a tutti ragazzi, sono Paunerz ed eccomi qua con questo, ecco la tripla, già passata, un po' in ritardo l'ho detto, però vabbè. Con questo nuovo video ragazzi, e questo sarà un 112 kill con una doppia mob con un cambio d'arma, che vuol dire che prima prenderò la mob con l'UMP, poi cambierò arma e prenderò la mob con un'altra mitraglietta, il PP90M1. E credo che qualche volta un ritorno al passato ci debba essere. Che vuol dire? Vuol dire che qualche volta ragazzi, un video su MV3 una volta ogni 2 settimane, una cosa del genere, ci debba, cioè lo dovete vedere, perché è bello avere video di Call of Duty differenti, principalmente di Black Ops 2 naturalmente, perché è il gioco che nuovo naturalmente va di più. Però io credo che anche gli altri non debbano essere trascurati. Infatti, vedrete qualche volta qualche gameplay di soprattutto di MV3, ma anche forse anche di MV2. Scrivetemelo nei commenti se volete vedere un video di MV2. Io ho tipo 600 più su MV2. Basta che voi mi scrivete: vogliamo vedere il video di MV2? E io vi faccio vedere i video di MV2 tranquillissimi. Naturalmente non tutti i giorni, una volta ogni una settimana, 2 settimane, così si potrebbe alternare con MV3, ecco. Però, allora, sono qua quest'oggi per parlarvi di un argomento, naturalmente, che mi avete detto di parlare voi, sempre nel famoso video del 142 kill e doppia mamba a salto, che se non l'avete visto vi consiglio di vedere. Però prima, naturalmente, vi parlerò come sempre della classe, perché sebbene MV3 sia un gioco passato, io voglio comunque illustrarvi la classe per la minoranza che ancora ci gioca, perché comunque sono un youtuber basato sulla tecnicità del commento e su gameplay, quindi credo sia giusto dedicare anche poco tempo appunto alla classe e a tutte le cose. Stavo giocando Dominio su Seatown e con questo UMP. Io l'UMP ragazzi è un'arma che veramente è forte, cioè un'arma forte, 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 che però a me non mi piaceva moltissimo. Infatti, pensate un po', non avevo mai fatto una mob con l'UMP e poi mi ritrovo a fare una doppia mob. Prima mob mi ritrovo a fare una doppia mob e l'avevo ricaricato questo video un bel po' di tempo fa. Non so se vi ricordate quella veloce doppia mob con l'UMP, e i miei vecchi iscritti ricorderanno molto probabilmente. E appunto, quindi questa io ora la reputo un'arma che dopo la patch è diventata veramente molto ma molto forte, ma prima di essa era scarsa. Infatti aveva un buon danno, ok, però non lo so, da lontano era troppo scarsa e aveva secondo me troppi pochi colpi, insomma c'erano troppe buone alternative a questa UMP. Invece quando l'hanno patchata appunto è diventata comunque un'arma piacevole da fare. Ecco, e poi ora vi dico la classe, che è la classe con cui io ho fatto più mob in assoluto. Perché? Perché credo che sia la più versatile. Con l'esperienza di gioco sono riuscito a scoprire che questi bonus sono i più versatili. Cioè, il bonus con cui è più facile fare le mob. Ovvero, sciacallo inflessibile e poi come terzo mira stabile per le mitragliette e predatore per i fucili d'assalto. Infatti, per le mitragliette mira stabile sarà sicuramente migliore, perché ci saranno più scontri gun on gun, mentre per i fucili d'assalto non sarà tanto buono mira stabile. Sì, mira
Mentre Predatore sarà nettamente migliore perché vi farà muovere più velocemente come se aveste una mitraglietta, ecco. Naturalmente poi sarà tutto relativo perché quando prenderete tutti i bonus li avrete tutti, quindi ciccia. E poi come bonus di specialista vi consiglio vivamente gioco di prestigio, predatore o tiratore scelto e estrazione rapida, perché sono i migliori in assoluto per fare una mob. Perché diventate subito praticamente immortali, fidatevi che diventare subito, cioè la cosa più difficile secondo me è prendere tutti i bonus. Poi presi tutti i bonus si può andare più facilmente verso una mob. Comunque ragazzi, ora sono qua per parlarvi del commento, che appunto sarà una specie, mi hanno detto, di parlare delle prime partite mie su Call of Duty, sul mio primo Call of Duty, come mi divertivo all'epoca. All'epoca, eh sì, tanti tanti anni fa. No, vabbè, sto scherzando, 4 anni fa più o meno, 3 anni fa. Ecco, e prima di questo vi volevo dire che molti mi hanno detto di migliorare il commento, io ce la sto mettendo tutta, ragazzi. Spero che i risultati si vedano al più presto. Sto cercando di prepararmi a oltre un po' meglio l'argomento, anche di prepararmi una specie di scaletta da seguire in modo da non trovarmi troppo spesso con cose, insomma, da improvvisare. Quindi, ragazzi, spero che il miglioramento si veda. Naturalmente non si può vedere subito. Spero che da qui a un mese o una settimana, spero, si vedano molto più nettamente i miglioramenti, appunto. E vabbè, ragazzi, qua prima o poi cambierò la classe e prenderò un PP90M1, che è l'arma con cui ho fatto più mob, cioè PP90M1 credo non l'avevo mai usata, calcolate. Poi non mi ricordo in che video, mi pare sì, uno su Melagodo, 201 kill su Village. Mi hanno detto, prova il PP91 che è una bomba. L'ho provato e è stata l'arma con cui ho fatto più mob in assoluto. Cioè, veramente ho fatto troppe, troppe, troppe mob con quell'arma. Perché è potentissima, ha tanti colpi, ha un rateo assurdo e è anche potente. Da lontano diventa un po' scarsa, però da vicino, ragazzi, è formidabile. Vabbè, allora, sono qua per farmi la mia autobiografia della mia, appunto, diciamo, esperienza su Call of Duty. Ho iniziato su MW2, ma come ho iniziato, ragazzi? Ho iniziato praticamente, ci ho giocato 2 anni a MW2 perché Black Ops 2 non mi è piaciuto. Black Ops 1, scusatemi. Quindi il primo anno, ragazzi, l'ho dedicato totalmente alla campagna. Cioè, io non sapevo che esistessero online, anzi, lo sapevo. Però all'inizio diciamo che alternavo online a campagna, perché la campagna di MW2, non so se siete d'accordo con me, ma era una cosa assurda, era veramente fantastica. Cioè io quando alla penultima missione, tipo, ammazzavano Ghost, io veramente ero piccolo, mi mettevo a piangere, no? Vabbè, non esageriamo, però ragazzi era bellissimo, dai, era una qualcosa di epico, l'ultima missione quando entravi dentro la villa di Makarov e c'erano alla discesa tutti con gli RPG che ti dovevano ammazzare e tu li dovevi schivare. Era qualcosa di epico. Veramente, ragazzi, mi commuovevo ogni volta che la facevo quella missione, perché era fatta veramente bene. Ecco, vi volevo fare un'altra proposta a proposito di questo argomento. Se volete che io su Call of Duty Black Ops 2 prima o poi la dovrò fare la campagna, perché vorrei farla su ogni Call of Duty. Quindi, ragazzi, scrivetemi se volete che facciamo una campagna in live, cioè in una campagna di 2 o 3 episodi, dove carico appunto, faccio la campagna di Black Ops 2 in live. Ragazzi, se volete, bene, se no, sti cavoli, cioè, pazienza, non è che mi offendo se mi dite di no. Comunque, ritorniamo all'argomento principale. Oltre alla campagna, ragazzi, io giocavo online, ma mi divertivo moltissimo, cioè, perché? Perché ero in vena sempre di sperimentare nuove armi, tipo mi mettevo sempre due accessori stranissimi come l'Akog e per esempio gli FMG, ragazzi, cioè io usavo solamente Akog e FMG sull'M4A1 e mi divertivo veramente tanto. Ma la svolta, ragazzi, è stata quando ho iniziato a vedere i video su YouTube. Che vuol dire? Da quando mi sono messo là a vedere i video su YouTube, ho
iniziato a capire gli spawn. Ragazzi, io ho iniziato con strategico Call of Duty. Ecco che, insomma, vabbè, era il primo più o meno che facevo questi commentari molto tecnici, mi ha aiutato veramente molto. Grazie a lui e grazie soprattutto dopo a Sandy Ravage e tutti gli altri, diciamo, miei preferiti YouTubers. Mi sono migliorato e ho soprattutto imparato gli spawn. Ho imparato a essere meno, diciamo, ecco, grazie, diciamo, meno nabbo, tra virgolette, sì. Perché poi io usavo il lanciagranate così non sapevo che c'era questa idea di nabbo di camper. Io calcolate che mi camperavo sempre con l'outbar sul terminal, no, sull'aereo. E vabbè, comunque, grazie a questo, quindi io voglio sottolineare l'importanza dei video su YouTube. Perché se volete anche, vi aiutano a divertirvi, a migliorare su Call of Duty, e se voi vi migliorate a Call of Duty, vi divertite di più. Questa è una cosa sicura, poco ma sicuro. E quindi, ragazzi, l'unica cosa che vi posso dire è veramente, cercate di vedere più video e tutto. Io questo video è finito. Sì, volevo dire altre cose, però purtroppo il tempo è terminato. Spero vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace, preferiti. Ci vediamo domani nel prossimo video e ciao ciao ragazzi, alla prossima, bye bye.